Amici di Diretta Sport, siamo a Porto Torres, benvenuti al Palamura. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi GSD Porto Torres, Unipol Sai Briantea 84 Cantù. È l'ottava giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina, girone A, con le squadre ormai prossime all'inizio della partita riunite di fronte alle rispettive panchine. Noi andiamo a offrirvi quella che è la fotografia del girone A del nostro massimo campionato di basket in carrozzina, che oltre alle due squadre che stanno per scendere in campo, che saranno protagoniste della gara che ci accingiamo a raccontarvi, vedrà impegnate anche Treviso contro Reggio Calabria a turno di riposo per Padova, capolista del girone A con 10 punti, ma con due gare in più disputate rispetto a Cantù, che segue lontana sole due lunghezze, 4 partite, 4 vittorie per la squadra quest'oggi guidata da Marco Tomba a completare la graduatoria del girone A. Treviso con i suoi 4 punti, Reggio Calabria e Porto Torres a 0, sfida proibitiva quella per i sardi guidati da Claudio Mura, che partono con Raimondi, Adiazar, Grey, Pugioni e Quintanilla, mentre per quello che riguarda Cantù ci sono Geninazzi, Santorelli, Carossino, Said e Papi. Questi dunque i primi 10 giocatori che calcheranno il terreno di gioco del Palamura. GSD che torna sul suo terreno di gioco dopo aver disputato la gara con Padova a Sassari. Partita iniziata da un paio di secondi, primo possesso per Cantù, c'è subito il primo tiro di Papi che scheggia il ferro, rimbalzo catturato da Quintanilla, imbeccato Grady che riceve sotto canestro, non ha angolo per il tiro, cerca e trova Quintanilla. Il primo fallo della partita viene commesso da Francesco Santorelli, giocatore napoletano, a fermare irregolarmente il tentativo di Quintanilla. Dunque dopo 17 secondi è arrivato il primo fischio dei direttori di gara. Qualche piccolo intoppo prima della ripresa della gara, dovrebbe esserci una coppia di liberi per Quintanilla, che però abbandona il terreno di gioco. Al suo posto entra Giovanni Pietro Simula. Sarà il giocatore classe 1974 a eseguire i due tiri liberi che erano stati procacciati da Quintanilla. Servito da Gray, il rimorchio del giocatore classe 1999, prima esperienza in Italia per Carlos Quintanilla. 0 su 2 in lunetta per Simula, più reattivo a Diasar al rimbalzo che sbaglia da sotto. Porto Torres che dunque sciupa anche la seconda opportunità per segnare i primi punti della sua partita. Transizione laterale guidata da Carossino, il blocco di Said, si prende il piazzato Carossino, tiro è lungo, la carambola viene catturata dall'ex Santo Stefano Tommy Lee Gray, guida lui il possesso offensivo di Porto Torres. Poi Adiazar servito da Raimondi, palla ancora fuori per il numero 4, ribaltamento pericoloso per Gray che riesce con un simile miracolo a tenere palla in campo, poi Simula la regala a Cantù con Carossino che prima recupera, poi si appoggia a Geninazzi. Carossino lanciato nella metà campo offensiva, arriva il fischio arbitrale, il primo fallo di squadra anche per Porto Torres, è commesso da Omida Diazar, giocatore che torna a vestire la maglia di Porto Torres dopo averlo già fatto nell'annata 2019-2020. 1:04 giocati, 8:56 al primo mini intervallo. Qua Geninazzi perso dalla difesa di Porto Torres, sbaglia una volta, sbaglia due volte, mani freddissime per i giocatori in questo avvio di gara. Non punita qui la disattenzione difensiva di Porto Torres con Jacopo Geninazzi,
uno dei prodotti del settore giovanile di Cantù, che ha sbagliato da sotto. Errori come le ciliegie in questo avvio di gara, uno tira l'altro, Carossino all'altezza della linea del tiro libero, va sotto due volte da Giulio Maria Papi. Arrivano, ci viene da dire, finalmente i primi punti della partita, li firma Giulio Maria Papi, sempre abbondantemente in doppia cifra nelle quattro gare fin qui disputate da Cantù. Raimondi, servizio per Radia Zarra, che riceve in post il taglio di Gray, ben pescato da Diazar, che era stato bravo a sfruttare il raddoppio difensivo di Cantù a suo vantaggio, raddoppio che ha lasciato la linea di passaggio per Gray, che è stato fermato irregolarmente. Coppia di liberi anche per il giocatore che nella ultima partita disputata da Porto Torres, quella contro Padova, ha segnato 16 punti, qui sbaglia il primo libero, 0 su 3, sanguinoso dalla linea della carità per Porto Torres in questo avvio di partita. Grieg sbaglia anche il secondo, altro rimbalzo in attacco di Adiazar, stavolta a dormire è la difesa di Cantù. Gioco potenziale da 3 punti per Umida Adiazar, che va a trovare il fallo della difesa, 2 a 2. Arriva il time out sul campo al Palamura, tecnici che avranno l'opportunità di rivedere qualcosa, un inizio decisamente non ottimale da una parte e dall'altra, diversi errori, 2 punti di Adiazar da una parte, 2 punti di Papi dall'altra, fin qui di facilissima lettura il tabellino della gara. Vi abbiamo parlato in apertura di quello che succede nel girone A, andiamo a fare un salto anche nell'altro raggruppamento con la partita che vede impegnata l'altra squadra sarda, ovvero la Dinamo Lab sul terreno di gioco di Firenze. Il big match però di giornata è decisamente quello tra Amicacci Abruzzo e Santo Stefano, le due squadre che comandano il girone B con 10 punti. Anche se la squadra degli Amicacci ha giocato una gara in più a completare la graduatoria, 4 punti di Firenze, i due a testa di Bergamo e Sassari. Tanto già 3 falli di squadra per Cantù, squadre che sono rientrate sul terreno di gioco dopo il minuto di sospensione, con Umida Adiazar che ha l'opportunità dalla linea del tiro libero di far mettere la testa avanti ai suoi per la prima volta in questo pomeriggio. Adiazar che realizza il libero supplementare, tutti i suoi i punti di Porto Torres, che come preannunciato trova il primo vantaggio della gara. Qui Carossino frena contro Raimondi, pesca il taglio nell'area di Papi, ancora a bersaglio il giocatore romano che veste la maglia di Cantù da 5 stagioni. Fa ottima palla in profondità per Adiazar, che è più veloce di tutti. Sfida personale tra Adiazar e Papi, 5-4 per Porto Torres, 5 punti per Adiazar, 4 per Papi. Carossino ancora dal suo numero 4 che ribalta per Geninazzi, il close out di Gray. Carossino cerca il taglio di Santorelli, palla un po' arretrata, o se preferite taglio un po' troppo profondo di Santorelli. Fatto sta che ne viene fuori una palla persa da Cantù. Cantù che ha vinto tutte e 4 le gare fin qui disputate. Imbarazzante per gli avversari lo scarto medio nelle poker di gare fin qui disputate, 38,25 punti di media. Raimondi cambia direzione contro Said, Gray, Geninazzi abbocca la finta, Gray si appoggia al tabellone, sbaglia il rimbalzo, è preda di Said che poi rischia un po' nel tentativo di servire Geninazzi, trovando comunque il suo numero 5, Santorelli da Carossino. Arriva Said, la lascia lì per Geninazzi quando probabilmente sarebbe stato più opportuno un suo tiro. Male per Cantù, bene per Porto Torres. Adiazar prova a slalomeggiare contro Carossino, tanto ci sono 3 cambi pronti per Tomba, che
non è sicuramente soddisfatto dell'inizio dei suoi. Adiazar, Carosino difende forte, Adiazar è semplicemente più bravo di lui. Un possesso pieno di vantaggio per Porto Torres. E ora Geninazzi ha ricevuto da Said. Carosino, il blocco di Said, il piazzato pulitissimo, si mette in moto anche Filippo Carosino, reduce dal season high stagionale in quella di Treviso, o meglio nella partita interna giocata contro Treviso, 21 per il 22 di Cantù. Adiazar blocca per lui Pugioni, Adiazar prende la linea di fondo, arriva l'aiuto di Said, palla che ristagna in un quarto di campo, allora Said prova a ribaltare per Gray, sporca palla Santorelli, poi Carosino che sbaglia clamorosamente da sotto, fa lo stesso Geninazzi, quattro tiri nello stesso possesso per Cantù. Alla fine Geninazzi è quasi costretto a bucare la retina di Porto Torres con l'Unipol Sai brillante a 84, Cantù che rimette la testa avanti anche se solo di un punto. Raimondi da Adiazar contro Santorelli, si torna fuori dai 6,75 per il numero 4, altro tiro, altro canestro di Omid Adiazar che continua a monopolizzare il referto di Porto Torres, almeno per quanto riguarda la voce dei punti segnati. Carosino, arriva Geninazzi, la difesa di Raimondi, Geninazzi a pescare Papi, dalle tacche si appoggia molto bene al tabellone Giulio Maria Papi, segnando i punti numero 5 e 6 della sua partita. 4,43 all'intervallo, un punto di vantaggio per Cantù. Io direi che se Cesare Donati in regia è d'accordo, possiamo anche prenderci una piccola pausa. Nuovamente live dalla palamura di Porto Torres, tre cambi per Cantù che rientra in campo con De Maggi, Carrigil e Sagar, tutti debuttanti nella partita, che fanno compagnia ai titolari Papi e Carosino. La tripla di Raimondi, grande esecuzione di Porto Torres in uscita dal timeout. Sono tre i punti di Raimondi, così come confermato dal direttore di gara. Nell'altra metà campo Carosino prova immediatamente a rendere il favore, ma gliene incoglie. Risale il campo Porto Torres con Adiazar da una parte, Raimondi dall'altra, Gray cercato quest'ultimo, arriva il fallo della difesa. Porto Torres ha decisamente iniziato bene la partita nella gara di andata, 88-34 per Cantù. Altro cambio per la formazione Brianzola che inizia ad allargare le proprie rotazioni, fuori Papi, dentro Geninazzi. Abbiamo parlato sì di rotazioni allargate, anche se Cantù è arrivata in Sardegna con soli, tra virgolette, 9 effettivi, anche se tutti di livello eccelso, tutti giocatori che agli addetti ai lavori, o meglio agli occhi e alle orecchie degli addetti ai lavori, non hanno nessun bisogno di presentazioni. Nel frattempo liberi per Gray che fa 0 su 2, tanti errori ai liberi per Porto Torres che deve cercare, nell'ottica di stare il più in partita possibile contro una corazzata come Cantù, di regalare il meno possibile, appunto, scusandomi per la ripetizione. Nel frattempo per Cantù c'è la rimessa per De Maggi, si muove Carosino ben distante dal punto in cui si muove il pallone, con Adiazar che lo tiene d'occhio. De Maggi, eccola l'uscita di Carosino, eccolo il servizio di De Maggi, dialogo prolungato tra 26 e 22, altra esecuzione discretamente pulita, stavolta a segnare è Simone De Maggi, i primi due per il giocatore cresciuto nell'Amicacci Giulianova. Il servizio per Adiazar, si va fuori da Raimondi, altra tripla per il numero 4, stavolta buona difesa di Cantù. Raimondi
con il tiro disturbato che non ha trovato il fondo della rettina. Carossino prova a disorientare Pugioni, si apre una linea di penetrazione centrale, Pugioni se ne accorge e ferma fallosamente il nativo di Arenzano, concedendo la rimessa al lato a Cantù, che De Maggi ha battuto per lo stesso Carossino. Deve uscire forte Simula, memore dell'ottimo piazzato precedente di De Maggi. Simula che va a commettere fallo, per usare un eufemismo, non troppo convinto della bontà della decisione arbitrale. Arriva il quarto fallo di squadra per Porto Torres, che pareggia i conti delle penalità in questo primo quarto. 3 minuti e 11 secondi, si lamenta Bruno Falchi in panchina. Carossino, l'uscita di De Maggi aiutata dal lavoro oscuro di Sagar. De Maggi che segna subendo il fallo della difesa. Aspettiamo la segnalazione del tavolo per capire se si tratti del secondo fallo di Simula. Libero supplementare per Simone De Maggi. 14 Cantù, 13 Porto Torres. Diventa 15-13. Libero che non sfiora neanche il ferro. Raimondi, fallo stavolta subito da Simula. Tanto arriva il richiamo ufficiale da parte degli arbitri. Eccessive proteste che arrivano dalla panchina di Porto Torres. In lunetta Giovanni Pietro Simula, alla caccia del primo punto della sua partita. Che arriva in questo momento. Conclusione morbida accolta dai ferri della Palamura, quella di Simula. Sbaglia il secondo, rimane un punto a dividere le due squadre. ...15-14... ...2:51... al primo mini intervallo al Palamura. Adiasar lontano dalla palla prova a depistare la difesa di De Maggi, pallone che transita tra le mani di Raimondi. Eccolo il servizio per Adiasar, va a disturbarlo Sagar, si rimette all'opera Omid Adiasar, primo giocatore in doppia cifra della partita, 11 punti fin qui realizzati. Carossino da De Maggi, uscita di Carossino con tempi eccellenti, ancora una volta sbaglia come è accaduto in precedenza, quella che probabilmente era la cosa più facile. Adiasar ancora a muoversi lontano dalla palla. Servizio per Simula, Raimondi da Pugioni, quasi di tocco. Porto Torres che con un miracolo riesce a conservare il possesso. 5 secondi per il tiro dei sardi, ci prova Raimondi, rimbalzo senza concorrenza per Carossino. Sagar si arresta all'altezza della linea del tiro libero, sbaglia il tiro, poi Raimondi alla caccia del fallo di Carossino, che arriva in questo momento tutto il mestiere di Fabio Raimondi.
nel trovare due tiri liberi, caro Sinò, che va a lamentarsi con i direttori di gara. Raimondi segna il primo tiro libero. Fa lo stesso con il secondo. Sono 5 per il numero 4 sardo. Un possesso pieno di vantaggio per Porto Torres. Carossino. Geninazzi. Palla a metà tra Sagar e De Maggi. Palla persa, Banalotta per Cantù. 86 secondi al primo mini intervallo. Raimondi. Adiasar. Uscita di Sagar. Altro tiro di un inarrestabile Omid Adiasar. 13 punti per lui. De Maggi sotto. Bella presa di posizione di Sagar. Segna il numero 1 di Cantù. Inizia in questo momento l'ultimo minuto. Adiasar, blocco di Gray che poi va a occupare il lato sinistro. Raimondi per Adiasar che prova anche da 3. Forse uno dei primissimi errori per il numero 7. Spettacolare il suo inizio di partita. Carossino male per Sagar. Raimondi servito da Simula. Avanza in palleggio il numero 4 di Porto Torres che poi si ferma, dà un'occhiata al canestro, si libera di Sagar, arriva l'aiuto di Carossino, non c'è rotazione dal lato debole, ricezione nel pitturato per Simula. 5 di vantaggio per Porto Torres che ritocca il massimo vantaggio, sarà di Cantù l'ultimo tiro, Geninazzi se ne accorge e prova a gestire il ritmo. Carossino da De Maggi, long two per il 26 di Cantù. Suona la sirena di fine primo quarto al Palamura di Porto Torres, 22-19 per i padroni di casa. Ci fermiamo, ci risentiamo fra qualche secondo per la diretta del secondo quarto dal Palamura di Porto Torres. 13 punti di uno spettacolare Omid Adiasar hanno consentito a Porto Torres di chiudere avanti il primo quarto nella partita contro Cantù. 22-19 il risultato con cui sono andati in archivio i primi 10 minuti della gara che vi stiamo raccontando dal Palamura di Porto Torres, che lo ricordiamo è valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Girone A, partenza molle quella della formazione brianzola. Porto Torres che ha giocato molto bene nei primi 10 minuti di partita, qualche piccolo rammarico per qualche libero di troppo fallito che avrebbe consentito alla squadra guidata da Claudio Mura di trovarsi in vantaggio, come già lo è, ma con un margine decisamente superiore. Fallo di Geninazzi sulla penetrazione di Simula, si accusa dell'irregolarità. Geninazzi con un sorriso quantomeno polemico, miglior modo di protestare possibile quello messo in scena dal capitano di Cantù, Jacopo Geninazzi, ex giocatore di Padova e Varese, che ha vinto con la maglia di Cantù 4 Coppe Italia, altrettante Supercoppe, 3 Scudetti e 2 Vergauven Cup. Tantissimi giocatori titolati nella Briante, a 2 su 2 per Simula che arrangia, sistema le percentuali dalla linea del tiro libero. 5 di vantaggio per il GSD che segna i primi punti del secondo quarto. Qui De Maggi depista Gray, si prende il piazzato, la specialità della casa per Simone De Maggi. Due canestri in fotocopia per il numero 26, 9 per lui, a un passo dalla doppia cifra. Raimondi, la tripla che viene sputata dai ferri
aveva provato a bruciare il rientro difensivo di Santorelli. De Maggi finta al tiro, ribalta per Geninazzi, tiro che se lo prende, o meglio che viene preso, scusate, dal numero 5, tiro lungo, rimbalzo a Di Azar, arriva il taglio di Gray ben sigillato da Geninazzi. Di Azar prova a infilarsi tra Sagar e Said, poi cede a Raimondi, altro ribaltamento per Di Azar che sistema il pallone. Tende a sbagliare pochino questo pomeriggio Mida Di Azar, 26-21. Said, fallo in attacco di De Maggi, chiede spiegazioni Sagar. Fallo in attacco di De Maggi, secondo nel quarto per Cantù, che fatica a entrare in partita. Raimondi gioca il pick and roll con Simula, che poi si apre oltre i 6,75, salvo poi cambiare lato a Di Azar da Raimondi. Cercava il servizio in aria per Langiu, che nel frattempo è entrato sul terreno di gioco. Said, linea di fondo, fuori per Geninazzi, palla recuperata da Simula con un grande guizzo difensivo a Di Azar. Il rimorchio di Raimondi, gioca molto bene Porto Torres, segna Fabio Raimondi, si ritocca ulteriormente il massimo vantaggio, ora nell'ordine delle sette lunghezze. Prova a reagire Cantù con Geninazzi, Santarelli da De Maggi, il piazzato dall'altro angolo, da quella distanza pressoché infallibile Simone De Maggi, che tiene Cantù a contatto. Gray per Raimondi, blocca Simula, Adi Azar tiene con qualche patema il pallone tra le mani, dimenticato Langiu, che poi commette l'infrazione di 3 secondi, probabilmente determinata dalla sua ricezione difettosa. Geninazzi, Santorelli, De Maggi, altro tiro di De Maggi, troppo spazio per il numero 26 di Cantù, che non si fa pregare, segna ancora. Porto Torres che dovrebbe adeguarsi in qualche maniera a queste uscite di De Maggi, prova a rispondergli più o meno con la stessa moneta Omida Di Azar, che sbaglia, si è un po' raffreddato il numero 7. Geninazzi sotto per Sagar, cerca Cantù un po' di ritmo e cerca di prendersi l'inerzia della gara, due errori da sotto, c'è un'altra chance, fallo di Adi Azar, altro possesso con tre tiri, nel primo quarto ce n'era stato addirittura uno con quattro. Secondo fallo per Omida Di Azar, inizia a non essere una buona notizia. Miglior terminale offensivo di Porto Torres, che dovrà iniziare ad amministrarsi nella metà campo difensiva. Due tiri liberi per Ian Mark Sagar, giocatore britannico, ex Oldham Owls a Manchester, in Italia già con Bergamo, lui che ha giocato anche in Germania con la maglia del Lamdil e in Spagna. Segna Sagar, Cantù torna sul meno 2, Raimondi simula da sotto, tira con poco effetto, tabellone, ferro, rimbalzo per gli ospiti. De Maggi, arriva Geninazzi, arriva anche Said, servito Santorelli che sbaglia da sotto, rimbalza in attacco per Sagar che troneggia sugli avversari. Eccola la parità, reazione, la grande squadra di Cantù, che al momento di incassare il massimo svantaggio.
è piazzato il parziale che ha consentito ai Brianzoli di pareggiare la gara. 28 pari, 5 minuti 41 secondi al termine della prima metà di gara. Approfittiamo della pausa per darvi una fotografia statistica, quantomeno in termini di punti segnati della partita. Per Cantù dovrebbero essere 13 di De Maggi, 5 per Sagar, 6 per Papi, 2 a testa per Geninazzi e Carossino. In casa Porto Torres, detto dei 15 di Omida di Azar, 13 dei quali arrivati nel primo quarto, 7 di Raimondi, 5 di Simula e 1 di Tommy Lee Gray. Rimane fin qui decisamente dignitosa la prova di Porto Torres, che l'abbiamo ricordato all'andata ha perso di 54 al Palameda, ma era un GS di Porto Torres. Abbiamo raccontato dello scarto medio nelle vittorie di Cantù, decisamente ampio anche lo scarto medio per quello che riguarda Porto Torres, anche se in questo caso parliamo di sconfitte. 41,5 lo scarto medio nelle partite disputate e fin qui tutte perse dal GS di Porto Torres. Rientriamo in cronaca diretta per raccontarvi l'uscita dal timeout di Cantù con Santorelli, l'uscita di De Maggi favorita dal lavoro di Sagar. Stavolta è buona la difesa di Quintanilla, poi il tiro di Geninazzi è sbagliato, altro rimbalzo di Sagar. Sardi in difficoltà, rimbalzo, segna Sagar, punti numeri 6 e 7 nella sua partita. Puggioni, piazzato dal 14, che diventa il quinto giocatore di Porto Torres a bersaglio, 30 pari. Santorelli sotto da De Maggi e sbaglia il tentativo di appoggiarsi al tabellone, non arriva il fischio arbitrale che avrebbe gradito. Allora Gray, Raimondi, Adiasar, blocca per lui Puggioni che poi rolla con grandi tempi nel pitturato, arriva il fallo della difesa. In lunetta Luca Puggioni, che poc'anzi ha trovato i primi due punti della partita, 4:37 all'intervallo. Luca Puggioni in lunetta, 8 punti, questo è il season high del giocatore sardo, trovato nella trasferta di Padova. Non va a segno il primo tentativo per Puggioni, punteggio che rimane in equilibrio. Nel frattempo Sagar rimette a posto la retina con un tiro a tabellone chiaramente a gioco fermo. Puggioni che sbaglia anche il secondo. De Maggi, sotto ancora da Sagar, Adiasar non può difendere come vorrebbe perché ha già commesso due falli. 9 punti per Jan-Marc Sagar. Avanti Cantù. Raimondi, sale Gray per bloccare. Adiasar, lavora per lui Quintanilla, si torna fuori da Raimondi e prova a chiudere il gioco a tre con Quintanilla. Perso un po' di ritmo Porto Torres, 8 i punti fin qui segnati in 6 minuti nel secondo quarto, dopo i 22 realizzati nel primo. Non c'è stata palla persa perché è arrivato il tocco di un avversario. Raimondi alla tripla fondamentale che lo porta a quota 10
consente a Porto Torres di ritrovare un punticino di vantaggio, 3:43 all'intervallo. De Maggi, Loca Said, taglia Geninazzi ad Azar, ancora quasi cercato dall'attacco di Cantù. Due punti anche per Jacopo Geninazzi, che sale a quota 4. Continua a cambiare la leadership della gara Raimondi, l'uscita di Geninazzi che rischia il fallo, poi prova a rubare Loca Gray. 6 secondi per l'attacco di Porto Torres, Adiasar deve forzare, il tiro è corto, non c'è il fallo ma c'è il tocco, stoppata parziale di Santorelli su Adiasar. Porto Torres che dovrà tirare praticamente di tocco dato che è rimasto solo un secondo. Vediamo se Porto Torres riesce a inventarsi il canestro. Doppio blocco per Raimondi, Pugioni lo cerca, Raimondi tira sì in tempo utile senza però trovare neanche il ferro del palamura. Sagar, Geninazzi, Said, linea di fondo per il 13, fuori da Geninazzi, De Maggi blocca Santorelli, grande attacco di Cantù, due punti di Ian Mark Sagar, attacco migliore della gara per distacco, quello messo in piedi da Cantù. 36-33, Pugioni, uscita di Santorelli su di lui, si torna fuori da Raimondi, Adiasar raddoppiato, Quintanilla riceve, sbaglia da sotto, poi Gray a strappare il pallone letteralmente dalle mani di Santorelli, giocata fisicissima quella di Tommy Lee Gray, che non si è arreso, ha conteso il rimbalzo all'avversario, gli ha rubato palla, ha trovato due punti, i numero 34 e 35 nella partita di Porto Torres. Qui si infila con troppa facilità Santorelli, che approfitta del regalo della difesa di Porto Torres, lo scarta e diventa il sesto giocatore a bersaglio per la squadra brianzola. Adiasar, Raimondi con spazio per la tripla, se la prende Raimondi, tiro sbagliato, rimbalzo Sagar con Porto Torres che aveva rinunciato anche alla possibilità di costruirsi un altro tiro sull'eventuale errore di Raimondi, preferendo rientrare decentemente in difesa. Altro rimbalzo in attacco, Geninazzi attocca un paio di volte, poi serve Sagar che sta letteralmente dominando questo segmento di partita, prova ad allungare Cantù, 1:16 all'intervallo. Adiasar, linea di fondo, fallo Santorelli. Quarto di squadra per Cantù, Porto Torres ne ha commesso solo uno. Terzo fallo per Francesco Santorelli, che abbandona il terreno di gioco. Entra Sophie Carrigill, giocatrice britannica, che con la maglia degli Sheffield Steelers ha conquistato uno scudetto in patria, argento mondiale con la sua nazionale ai mondiali del 2018. Rimessa dal fondo per Porto Torres, Raimondi, Pugioni, uscita di De Maggi che quasi lo battezza, quindi sporca il possesso, rimessa a Porto Torres, De Maggi ha fatto pensare Pugioni lasciandogli lo spazio per il tiro, quando forse nella testa del numero 14 stava balenando l'idea di prenderselo, ha allungato la mano De Maggi, ha sporcato il possesso. Raimondi qui non bene per Quintanilla, recupera palla Geninazzi, forse anche un po' stanco Raimondi, Carossino si arresta, conserva il possesso, poi va da Sagar, Geninazzi deve impegnarsi per chiuderlo, Gray si cambia lato nell'attacco di Cantù, De Maggi centralmente da Sagar, Carossino mossa la difesa di Porto Torres, Carossino altro errore da sotto, decisamente sorprendente la scarsa precisione, la scarsa vena offensiva di Filippo Carossino, solo due punti segnati da lui in questi primi 20 minuti scarsi di gara. Raimondi da sotto, Carrigill a disturbarlo, palla che trova il tabellone ma nella maniera più imprecisa possibile, regalo da una parte, regalo dall'altra, sbaglia De Maggi, ora Raimondi, Porto Torres con 7 secondi per
costruire un tiro credibile in chiusura di frazione. Si va da Adiasar, Raimondi per Gray che tira in tempo utile. Ferro, tabellone, suona la sirena. Al Palamura di Porto Torres rientrano negli spogliatoi GSD e Unipol Saibriantea 84, 40-35 per gli ospiti. Noi ci fermiamo giusto il tempo per rifiatare, ci risentiamo tra non molto per la diretta del secondo tempo dal Palamura di Porto Torres. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12.30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevande a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio ed asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3, a Sassari, anche in Sarbex. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, bentornati al Palamura di Porto Torres. Sta per iniziare il terzo quarto di GSD Porto Torres Unipol Saibriantea 84 Cantù, ottava giornata del girone A del campionato di Serie A di basket in carrozzina. 5 punti di vantaggio per la squadra quest'oggi, guidata da Marco Tomba. 21-13 il parziale della seconda frazione per la squadra Brianzola. Vediamo se sarà la terza frazione quella buona per inscenare il tentativo di fuga, che il pronostico avrebbe gioco forza imposto visti i trascorsi stagionali delle due squadre, con Cantù che ha vinto tutte e quattro le partite disputate, Porto Torres ha perso tutte le quattro partite disputate. Terzo quarto che si è aperto con la grande palla di Carossino per Sagar. Carossino che non ha segnato tanto, ma in questo avvio di secondo tempo
sta decisamente spiegando come si passa la palla. Più 9 per Cantù, due punti di De Maggi, 4-0 in apertura il terzo quarto per Cantù, che sembra rientrata sul terreno di gioco col proposito di fare sul serio. Tiro di Adi Hazar che termina corto, spettacolare primo quarto del numero 7 con 13 punti, solo 2 nella seconda frazione. E ora Cantù per la prima volta con l'occasione di toccare la doppia cifra di vantaggio, non ne approfitta la squadra ospite, rimbalzo che viene catturato da Tommy Lee Gray. Adi Hazar, palla ambiziosa per Simula, arriva la deflection di De Maggi, 8 secondi per il tiro di Porto Torres che deve ancora trovare i primi punti della ripresa. Rimessa Gray, ricezione Raimondi, blocco Simula, bella palla nella tasca praticamente di Raimondi per Simula, tira Gray, lo fa sì in tempo utile ma non trova il bersaglio grosso, e allora Cantù con Geninazzi da De Maggi, arriva il blocco di Carrighi, il ribaltamento per Carossino che sbaglia l'ennesimo tiro della sua partita, rimbalzo di De Maggi, sono 17 per il classe 1991, Simone De Maggi che debutta nel basket nel settore giovanile di Teramo prima dell'osteosarcoma e l'ha costretto all'amputazione della gamba e al cambio di disciplina. Gray servito da Adi Hazar, sbaglia Gray, continua la carestia offensiva di Porto Torres, Cantù che sta pian pianino con pazienza da grande squadra portando la gara dalla sua parte. De Maggi, Carossino, si muove Carrigil, Carossino dentro il campo, De Maggi, blocco Sagar, palla un po' a metà tra Geninazzi e Carossino, tiro all'ultimo secondo, Carossino bisticcia ancora una volta con i ferri del Palamura, Simula, uscita di Adi Hazar, piazzato del numero 7, altro errore per Porto Torres, che raga, sembra iniziare ad accusare anche un po' la fatica. Carossino sotto per Sagar che nel secondo quarto ha letteralmente dominato la partita. Va a canestro Ian Mark Sagar, 17° punto per il numero 1 di Cantù, che con la maglia della squadra lombarda ha vinto 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e una Vergauven Cup. Inizio di terzo quarto inquietante per Porto Torres che incassa l'8-0 in 3 minuti e 14 che costringono al timeout Claudio Mura, 13 punti di vantaggio per gli ospiti che vogliono continuare a cavalcare l'onda buona percorsa in questo avvio di ripresa. L'abbiamo detto, 8-0 dopo che il primo quarto si era chiuso con la formazione isolana avanti 22-19. Cantù ha reagito, è entrata pian pianino in partita, ha dato molto più fastidio ad Adi Hazar che non è calato da solo ma anche per colpa da una parte e merito dall'altra chiaramente dell'ottimo lavoro difensivo su Cantù, squadra lombarda che è salita a rimbalzo specialmente in attacco con Sagar, così come detto prima nel time out, che quando poi si abbassa la testa per dare un'occhiata al tabellino, 17 punti del numero 1 così come per De Maggi, questi i migliori realizzatori per gli ospiti. Porto Torres con Adi Hazar fermo ai 15 del primo tempo, 13 dei quali realizzati nel primo quarto. L'uscita dal timeout è buona, segna Simula
Eccoli qua i primi due punti importanti anche psicologicamente per Porto Torres. Primi due punti chiaramente della ripresa. Geninazzi, De Maggi, il palleggio, saltato Gray, arriva l'aiuto di Raimondi. Altra esecuzione ottima di Simone De Maggi, vicino a quello che sarebbe il terzo ventello della sua stagione in 5 partite con questa disputata. Raimondi a Diasar, blocco di Puggioni, bel taglio di Luca Puggioni che poi non ha angolo per appoggiarsi da sotto al tabellone. Carossino, conduzione laterale della transizione per il numero 22, pescato con precisione estrema Sagar, tiro corto, rimbalzo Simula, Raimondi avanza in palleggio, Porto Torres che guadagna la metà campo offensiva, palleggio di Raimondi, sporca Geninazzi, poi Raimondi va un po' a sconciare le spaziature nell'attacco di Porto Torres in concorso di colpa con Simula. Nasce una palla persa per Porto Torres, Geninazzi da De Maggi, ribaltamento per Carossino, blocco di Carrighi, il Carossino con la linea di fondo, tocco di Simula, quello immediatamente successivo di De Maggi. Arriva la palla persa anche per Cantù. Che ora sembra un po' gestire il vantaggio. È bastato uno strappo di 4 minuti circa per quantomeno orientare la partita che vi stiamo raccontando dal Palamura di Porto Torres. Raimondi, c'è Carriel su di lui, Adiasar, si muove Puggioni, il solito taglio, la stoppata di Papi, Sagar a perfezionare il disimpegno, De Maggi con un po' troppo a fretta, Carossino prova a tenere vivo il possesso con lo schiaffetto, l'ultimo tocco è però di un giocatore del GSD, arriva la rimessa praticamente all'altezza della linea mediana per la squadra brianzola, con De Maggi che va a servire Papi, 6 punti tutti pressoché arrivati in avvio di partita, qua troppo spazio per la tripla di De Maggi che sbaglia un metro dietro rispetto alla sua comfort zone. 3-4 esecuzioni pulitissime con un metro dentro l'area per Simone De Maggi, qui a Diasar, la difesa di Papi, l'uscita di Gray, il blocco di Puggioni, il taglio di Raimondi, collassa bene verso il centro la difesa canturina che recupera palla, Papi, si muove Sagar, Papi lo cerca, lo trova, Sagar da sotto, posizione profonda, tiro tutto sommato facile per Sagar che prosegue il duello come miglior marcatore della partita raggiungendo De Maggi a quota 19. Adiasar fuori da Raimondi, il tiro è da 2, Raimondi lo sbaglia, ennesimo rimbalzo di Sagar, Carossino era scappato dalla metà campo offensiva, Sagar non ha trovato il modo per servirlo, qui Porto Torres si scompone, Carossino da De Maggi, eccolo il ventello di cui vi parlavamo prima, 17 di vantaggio per Cantù, per Porto Torres, sinistro parziale incassato di 14-2 in questo terzo quarto. Raimondi, Simula, ottimo taglio qui di Giovanni Pietro Simula, Carrighi può poco se non nulla, torna a segnare Porto Torres, ma che fatica, Carossino, Papi, De Maggi, blocco di contenimento di Sagar, eccolo lì, De Maggi da lì va in automatico, non c'è neanche bisogno di guardare dove andrà a finire il pallone, che si sa già. Iniziano gli ultimi 3 minuti del terzo quarto di gara. Raimondi, la difesa di Carrighi,
Raimondi, pasticcia in palleggio Carossino con il blitz difensivo ad Yazar per Gray, che deve tirare perché non manca troppo al suono della sirena dei 24 secondi. Canestro ben realizzato da Porto Torres. Cantù, che si è trovata in inferiorità numerica difensiva dopo che Carossino aveva provato invano a recuperare una palla quasi vagante. Tiro sbagliato da Papi. Ultimo tocco sardo, rimessa lombarda, 14 secondi per l'attacco degli ospiti. De Maggi, si muove Papi, fa lo stesso Carossino e poi si stacca approfittando del blocco di Papi, si gira in un fazzoletto Carossino, poi Sagar non riesce a controllare, ma era stata una grande idea, una grande giocata quella di Carossino. All'altra parte Pugioni sconsigliato dal tentativo di lay-up dallo stesso, o meglio dal rientro dello stesso Carossino. Raimondi ad Yazar, 8 secondi per l'attacco di Porto Torres, cambio di lato è ambizioso, Sagar ha recuperato palla, Papi ha servito Carossino in fuga per la vittoria, sbaglia da sotto Filippo Carossino, rimangono 2 i punti del 22. Gray, Raimondi ad Yazar, Raimondi da sotto subisce il fallo di De Maggi, tocco sulla testa, questo il gesto degli arbitri per spiegare il fischio a Simone De Maggi. Arriva il time out sul terreno di gioco, 56-41 per Cantù. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa. 2 tiri liberi per Fabio Raimondi, 10 punti fin qui realizzati quest'oggi, che diventano 11 dopo il primo tentativo mandato a bersaglio dal giocatore tornato a Porto Torres dopo averci giocato per 9 stagioni sfiorando lo scudetto nella stagione 2016-2017. Raimondi che sale a quota 12, diventano 43 i punti realizzati da Porto Torres. Papi sbaglia, rimbalzo Carossino, servizio per Sagar, ma prima il fallo della difesa. Dovrebbe essere stato ad Yazar a commetterlo. Terzo fallo per il numero 7 di Porto Torres. Un fallo per ognuna delle due squadre protagoniste sul terreno di gioco. Taglio di Carossino dimenticato dalla difesa, sospiro di sollievo per il giocatore passato per Genova. Taglio di Pugioni, bella palla di Raimondi, segna Luca Pugioni. Porto Torres prova disperatamente a rimanere in partita, meno 13. Carossino appoggia al tabellone, fallo di Simula che poi va a scambiare 4 chiacchiere con Carossino. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Raimondi. Ad Yazar. Sagar buca l'anticipo. Allora c'è spazio dentro l'area per Pugioni. Si è fatto ingolosire, ma la possibilità di recuperare palla Sagar. Ha bucato l'anticipo creando il vantaggio nell'attacco di Porto Torres. Sotto ora di 11, De Maggi dalla sua mattonella. Sbaglia, rimbalzo Gray. Poi devia Papi. 4 secondi e mezzo per fare tanta strada per Porto Torres. Rimessa affidata a Gray.
situazione di emergenza per Porto Torres. Gray cerca di Azar, Pugioni che tutto sommato trova un tiro credibile. Suona la sirena al Palamura, finisce il terzo quarto, Porto Torres 47, Cantù 58. Piccola pausa anche per noi. In campo per gli ultimi 10 minuti di partita, Porto Torres e Cantù, 11 punti di vantaggio per la squadra in trasferta che si deve difendere dal primo attacco dell'ultima frazione di Porto Torres. Pescato il taglio di Simula da Raimondi che va vicinissimo al potenziale gioco da tre punti. Porto Torres che si trova sotto di 11 dopo un inizio di terzo quarto in cui Cantù ha mandato a referto un parziale di 8-0, se la memoria non ci inganna, che ha quantomeno orientato la partita. Simula sbaglia il primo tiro libero e purtroppo per lui e per la formazione sarda non è il primo errore dalla linea della carità per Simula, che sbaglia anche il secondo. 10 liberi sbagliati, mal contati da Porto Torres, che qua però recupera una bella palla con Raimondi che anticipa Carossino, prova a depistare Papi, serve di Azar, il close out di De Maggi costringe il numero 7 a mettere la palla per terra. Papi con le blitz difensivo a recuperare palla, Carossino per trovare un po' di ritmo in attacco, stavolta non poteva sbagliare nonostante la giornata nera. Filippo Carossino, suoi i primi due punti dell'ultimo quarto. Cantù che ritrova il massimo vantaggio sul più 13, qui Simula nonostante l'ostacolo di De Maggi, gran canestro del numero 6 di Porto Torres, terzo giocatore dei sardi in doppia cifra. 11 punti di Simula, così come 11 sono quelli da recuperare per la squadra guidata da Claudio Mura. Papi, blocco di Sagar, praterie centrali per Papi e ne approfitta. In amministrazione controllata Giulio Maria Papi, 8 punti dopo 4 prestazioni rispettivamente da 26, 24, 22 e 18 punti contro Treviso due volte. Porto Torres all'andata e Padova. Carossino con tutto il tempo del mondo per prendere la mira e sbagliare ancora. Papi dopo il rimbalzo in attacco, la stoppata di Adi Azar. Gray per due punti facili facili, sbaglia clamorosamente da sotto Gray, poi Simula per Raimondi fuori da Pugioni, circolazione perimetrale, tripla di Adi Azar cortissima che scheggia appena il ferro, rimbalzo catturato da Adi Azar, poi De Maggi sotto per Carossino, deviazione Adi Azar che rende complicatissima la ricezione di Carossino. E allora palla persa per Cantù, Porto Torres con il massimo sforzo per dare un senso a questo finale di partita. Adi Azar, esce Carossino in punta da Raimondi, servizio per Gray, Adi Azar, Pugioni da sotto, molto bene qua Porto Torres, ha mosso decisamente egregiamente la palla la squadra sarda. Geni Nazzi, Carossino subisce il fallo della difesa. Ultimi 7 minuti della partita, iniziati da un secondo. Due liberi per Filippo Carossino, che ha piccolissimi passi. Si
si avvicina alla doppia cifra, errore in lunetta per Carossino. Tanto potrebbe, condizionale d'obbligo, esserci stato un fallo tecnico. Carossino ora da solo in lunetta. Tornano i rimbalzisti. Carossino ora a bersaglio. Otto punti per Filippo Carossino, 13 di vantaggio per Cantù. Adiasar, Raimondi, sotto Adiasar, di nuovo fuori da Raimondi, tiro di Raimondi e torna a gonfiare la retina. 14 per il classe 1972. Carossino, Papi a bersaglio, Giulio Maria Papi, doppia cifra per lui. Raimondi con la tripla frontale, un pelo storta, poi Papi, Carossino. Si arresta all'altezza della linea del tiro libero, al gomito, Carossino, che com'è come non è, alla fine 10 li ha messi assieme anche quest'oggi. Porto Torres sembra crederci ora un po' di meno. Fallo della difesa su Raimondi, se ne accusa Geninazzi. Arriva anche la segnalazione arbitrale di Pisanu a confermare l'assunto. Raimondi la simula. Tiro ancora una volta morbido. Ferri che giocano per il numero 4 di Porto Torres. Miglior realizzatore di giornata. Seasonali anche per lui a quota 16. Palla persa per Cantù. 5 minuti di poco abbondanti per le speranze di Porto Torres di evitare la quinta sconfitta in campionato. Raimondi, altro tiro, stavolta errore per Raimondi, servizio per Sagar, che con una grande giocata di Sagar, che si libera di Gray e va lungo nel tentativo di disturbare la ricezione di Sagar. 20 punti, anzi 21 per Sagar, che sono la somma degli 11 realizzati contro Padova e dei 10 realizzati contro Treviso. Ancora sotto il numero 1, che continua a dominare la partita. 17 in vantaggio. Canestro di Sagar, che sa tanto di punto esclamativo sulla vittoria di Cantù. Simula, decisamente impreciso il suo tiro. Geninazzi ha due opzioni, alla fine va ancora da Sagar, ormai sembra si giochi quasi solo per lui. Sagar segna e subisce il fallo della difesa. Attenzione che allargando il raggio dei punti segnati da Sagar,
in stagione, se si sommano le gare fin qui disputate, sarebbero 29. Quest'oggi ne ha realizzati 25. Rischia di fare in una partita quello che ha fatto in 4. 19 di vantaggio per Cantù, detto abbondantemente dei 25 punti di Sagar. Per Cantù ci sono anche i 23 di De Maggi, 10 di Papi e Carossino, 4 per Geninazzi, scusate, 2 per Santorelli. In casa sarda 16 di Raimondi, 15 di Adiasar, 11 di Simula, 8 di Pugioni e 5 di Tommy Lee Gray. Cantù che con questa vittoria raggiungerà Padova, che oggi riposa a quota 10 in classifica, ma con ancora una partita da recuperare. Porto Torres che rimarrà a 0. Nuova sconfitta per i sardi, stagione fin qui decisamente complicata per il GSD. Ne aveva parlato Bruno Falchi nel post partita contro Padova, stagione di transizione questa per Porto Torres. Squadre che nel frattempo sono rientrate in campo con il libero supplementare di Sagar. Segna ancora, ormai non è decisamente più una notizia. Da stabilire solo lo scarto finale. Simula, Raimondi, il ricciolo di Simula, palla fuori per Gray che prova a depistare Geninazzi che sta benissimo con lui. Gray cerca Quintanilla, poi cambia idea un paio di volte, alla fine tira in tempo utile, un miracolo questo di Tommy Lee Gray. Geninazzi, Papi, Carossino, si muove Sagar, tiro di Carossino, altro errore per il 22. E allora Quintanilla per Porto Torres, fuori da Raimondi, servizio per Gray che finta al tiro, manda al bar Carrigill con la finta, Pugioni lunghissimo. Poi l'ultimo tocco è dello stesso Gray. Spiccioli di partita, arriva un altro time out che consente anche a noi di prendere una piccola pausa. 2 minuti e 54 secondi a separare GSD Porto Torres e Unipol Sai. Brianteo 84 Cantù dal definitivo rientro negli spogliatoi, come detto prima del time out, da stabilire solo lo scarto finale. Tanto è tutto pronto anche per l'ingresso in campo del giovanissimo Federico Bobbato, classe 2008, che nella partita interna contro Padova ha trovato i primi 2 punti della sua carriera in Serie A. Nel frattempo Papi non trova il bersaglio e allora Raimondi blocca per lui Grail, Simula, gli libera un quarto di campo Quintanilla, piazzato di Simula sbagliato, rimbalzo per Geninazzi, poi Papi a cercare e trovare Carossino. Si muove anche Buxa, minuti anche per lui. Papi, Geninazzi, blocco di contenimento proprio di Buxa, piazzato di Papi. Ancora canestro per Cantù. 17 realizzati in questo quarto quarto. Nel frattempo campo per Bobbato, ci siamo presi una piccola pausa
perché verosimilmente dovrebbero mancare due punti a tabellone per Cantù dopo il canestro di Papi. Poco cambia. Taglio di Gray, fallo di Papi. Questa sì che è una certezza. Uno degli arbitri che fa a dialogare con il tavolo, probabilmente per il motivo di cui abbiamo appena parlato, ovvero l'assenza dei due punti di Giulio Maria Papi. 1:41 al termine, vediamo se ci sarà la rettifica. Il piazzato di Bobbato, rimbalzo solo toccato da Simula. Per adesso permane il 75 a tabellone. Carossino, taglio di Papi, segna Papi, vediamo un po' se stavolta glieli danno sti due. Così è, per noi sono 14 di Papi, ma se dovessero continuare a mancare quei due dovrebbero essere 12. Ripetiamo, poco cambia, ma per dovere di cronaca e di maggiore precisione possibile abbiamo tenuto conto di quello che o è un errore nostro o è un errore del tavolo. Buxa sbaglia il layup da sotto, poi Bobbato si scontra con Carrigill. Si spiegano il giovanissimo classe 2008 e la giocatrice britannica di Cantù. Due liberi per Federico Bobbato. Primo accorto. Arriva l'applauso di incoraggiamento per Bobbato. Segna il secondo. Primo punto quest'oggi, terzo in Serie A. Il prossimo 14enne. Geninazzi. Taglio di Buxa. Tiro rivedibile del 77. Verosimilmente ultimo attacco della partita per Porto Torres. Raimondi. Bobbato. Pensa per un attimo alla tripla. Poi prende un metro dentro l'area. Tiro corto. Rimbalzo Geninazzi. Ultimo tiro della partita per Cantù. Si ferma Buxa. Sbaglia da sotto. È come in un esercizio del pre-partita. Raccoglie Carossino e segna. 79-58. Questo è il risultato. Gray per addolcire lievemente la sconfitta. Così non è. Suona la sirena al Palamura di Porto Torres. Quinta vittoria in altrettante gare disputate per la squadra quest'oggi guidata da Marco Tomba. 79-58 il risultato finale. Rimane a quota 0 invece Porto Torres, che va incontro alla quinta partita persa in altrettante gare disputate. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa partita dal Palamura di Porto Torres. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: GSD 58 Unipolsai Briantea 84-79. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it.